Buongiorno ragazzi, dopo aver studiato che cosa sono le risorse e quindi che cos'è il ciclo di vita dei materiali, parleremo oggi di sviluppo sostenibile. Per vivere abbiamo bisogno di sfruttare le risorse che la natura ci dona: il cibo per mangiare, l'acqua da bere, gli abiti da indossare, suolo da occupare e così via. Lo abbiamo già visto prima. Ma adesso vi domando: come facciamo a sapere quanti di questi beni stiamo utilizzando, se stiamo consumando troppo e quanto abbiamo ancora a disposizione? In realtà queste domande molto spesso non ce le facciamo. Però sappiamo una cosa, ragazzi, che fino ad oggi le risorse sulla Terra sono state ritenute illimitate, cioè l'uomo le ha sfruttate come se non ci fosse un futuro, non ha considerato che queste risorse prima o poi sarebbero finite. Non solo, non ha nemmeno considerato il fatto che utilizzando queste risorse nel modo in cui le ha utilizzate ha creato dei danni gravi all'ambiente circostante. Quindi questo modello di sviluppo che l'uomo, diciamo, ha utilizzato fino adesso, lo andiamo a definire, a chiamare sviluppo improprio. Cosa significa? Che fino ad oggi l'uomo ha utilizzato le risorse della terra in maniera intensiva. E questo che cosa ha provocato? Che una piccola parte della popolazione del pianeta è stata in grado di migliorare il proprio tenore di vita, la qualità della vita, le condizioni della vita. Però tutto questo è avvenuto a spese dell'ambiente, che è stato spesso violentato, adesso si trova in una condizione di distruzione, e a spese anche della maggior parte della popolazione del pianeta, che ancora oggi vive in tragiche condizioni di sottosviluppo. Allora, definiamo alcuni concetti quindi relativi a questo modello di sviluppo improprio. Secondo questo modello di sviluppo, la specie umana ha il diritto di dominare tutte le altre specie viventi. Tutte le forme di vita sono al servizio della specie umana. Il progresso, cioè la crescita economica, trova la soluzione ad ogni problema. La Terra, il nostro pianeta, è grande e quindi ha possibilità illimitate. Ragazzi, si capisce subito, tutto questo in che cosa si traduce? In una mancanza di rispetto per le risorse del pianeta. E adesso introduciamo un altro concetto, quello dell'impronta ecologica. Allora, quando parliamo di impronta, dobbiamo pensare, per esempio, a quando percorriamo una zona dove c'è fango, no? E stiamo camminando in campagna. Poggiamo i nostri piedi e lasciamo il segno dei nostri piedi sul fango, oppure quello che facciamo quando ci troviamo sulla battigia, sulla spiaggia, a mare. Camminiamo e lasciamo un'impronta. Allora, l'impronta ecologica è un indicatore che viene utilizzato per misurare la domanda dell'uomo nei confronti dell'ambiente. Quindi, io uomo che utilizzo il terreno per ricavare energia, la foresta per ricavare il legname, altro terreno per costruire le mie case, il terreno per le coltivazioni, una parte di territorio di mare che utilizzo per la pesca, un altro che utilizzo per pascolare gli animali. Tutte quindi le attività che io metto in atto per poter vivere hanno una conseguenza sull'ambiente. Questa conseguenza viene chiamata impronta e vedete il disegno somiglia proprio a quello di un'impronta. Se guardiamo nello specifico, come dicevamo prima, per calcolare l'impronta si prendono in esame le abitudini di ognuno di noi per quanto riguarda le scelte alimentari, i rifiuti che produciamo, il suolo che occupiamo, i nostri abiti vestiti oppure gli altri beni che acquistiamo, l'energia che consumiamo e quindi anche l'anidride carbonica che emettiamo in atmosfera. L'impronta ecologica degli italiani è caratterizzata soprattutto, è diciamo generata
dai trasporti e quindi dall'inquinamento che si produce utilizzando le autovetture. Ma vediamo, è caratterizzata anche nella percentuale del 21% dall'alimentazione, ma anche dalle costruzioni e di conseguenza dal gas, dalla luce, dall'acqua che noi utilizziamo per vivere. Più questa impronta ecologica è alta, più la salute del pianeta è a rischio. Guardate lo schemino sotto. L'impronta ecologica che nel 1960-61 l'uomo imprimeva sul pianeta aveva queste dimensioni. Guardate nel corso degli anni, fino ad arrivare ad oggi, come è diventata grande. Ci rendiamo conto che questa impronta è più grande rispetto anche all'intero pianeta. Alcuni scienziati hanno calcolato che nel 2050, se continuiamo con questo modello di sviluppo improprio, l'impronta sarà grandissima e noi arriveremo a consumare il pianeta Terra come se ne avessimo due e non una sola. Capite bene che questo è una cosa che non può attuarsi, non deve attuarsi, perché altrimenti significherebbe la distruzione della Terra, cioè significherebbe che noi uomini stiamo distruggendo, abbiamo distrutto il nostro pianeta. Ma quindi, che cosa posso fare? Come questo modello di sviluppo improprio lo posso cambiare? Allora, già da diverse decine di anni, gli studiosi, gli scienziati studiano e hanno proposto un nuovo metodo di sviluppo che chiameremo sviluppo sostenibile. Secondo lo sviluppo sostenibile si devono soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, cioè noi, quindi noi dobbiamo sviluppare i nostri bisogni, però non dobbiamo compromettere quelli delle generazioni future, quindi quelli dei nostri figli. Non dobbiamo arrestare la crescita economica, ma questa dovrà andare a vantaggio dei paesi più poveri, in modo da poter garantire cibo, acqua, salute e istruzione. Lo sviluppo dovrà tenere conto della conservazione dell'ambiente. Tutto questo, ragazzi, significa rispetto per le risorse del pianeta. Nella diapositiva manca la stellina, ma voi mi preoccuperò di aggiungerla dopo. Voi in questo caso dovete ricopiare e prendere appunti di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi di tutto quello che riguarda lo sviluppo sostenibile. Adesso vedete uno schemino dove sono indicati gli obiettivi che si devono raggiungere per attuare uno sviluppo sostenibile. Per prima cosa, 1. Povertà zero. Quindi il modello di sviluppo economico dovrà tenere conto anche delle fasce delle popolazioni più povere e dovrà fare in modo che queste popolazioni non siano più in questa condizione. Una conseguenza è anche la fame zero, cioè tutti devono avere accesso al cibo e poter mangiare. Anche la salute e il benessere deve essere un obiettivo, quindi le nostre azioni devono essere azioni che non vanno ad intaccare l'ambiente e di conseguenza nemmeno la nostra salute, perché noi sappiamo che l'inquinamento ambientale per prima cosa produce danni sulla salute dell'uomo. 4. Istruzione di qualità, cioè tutti devono avere diritto ad andare a scuola. 5. Uguaglianza di genere, dobbiamo essere tutti uguali, uomini, donne, ma anche uomini provenienti da paesi diversi e di civiltà, diciamo, diverse. 6. L'acqua deve essere pulita e ci deve essere igiene per tutti. 7. L'energia che si utilizza deve essere un'energia pulita e accessibile. Accessibile significa che deve essere utilizzata da tutti. 8. Un lavoro dignitoso e una crescita economica per tutti. 9. Innovazione, industria e infrastrutture. Quindi anche l'industria deve puntare a
questo nuovo modello di sviluppo sostenibile e quindi mettere in atto tutte quelle azioni che consentano di produrre nel rispetto dell'ambiente. 10. Ridurre le disuguaglianze, un po' quello che dicevamo anche al punto 5. 11. Città e comunità sostenibili. Anche le nostre città devono essere sostenibili. Questo significa avere maggiori spazi verdi, praticare per esempio la raccolta differenziata, utilizzare delle energie di tipo energie pulite che derivano da fonti rinnovabili. 12. Sia la produzione dei beni ma anche il consumo deve essere responsabile, quindi anche chi consuma determinati beni deve essere consapevole. 13. Agire per il clima, quindi lavorare per il clima, per evitare, per tutelare, ecco, non solo la vita della specie umana ma anche quella degli animali e della vegetazione. 14. La vita sott'acqua, quindi tutelare la vita dei pesci. 15. La vita sulla terra, che riguarda tutti. 16. Pace, giustizia e istituzioni forti. Significa che non ci devono essere guerre, giustizia, la legge deve essere uguale per tutti e i nostri stati che ci guidano devono essere forti in questo. 17. Partnership per gli obiettivi, cioè lavorare tutti insieme sul pianeta Terra per raggiungere questi obiettivi. Mini test. Quali sono i concetti fondamentali che hanno caratterizzato lo sviluppo improprio? Quali sono invece i concetti fondamentali alla base dello sviluppo sostenibile? Questi sono i compiti per casa: riguardare il video della lezione ed eventualmente integrare gli appunti, studiare dagli appunti e dal libro, pagina 17, 18, 19, esercizi a pagina 26, numero 6, escluse le prime 4 domande, e il numero 7, completare il mini test. In classe faremo un compito di realtà, costruiremo una tabella e questa tabella avremo sulle colonne materia prima, oggetto, si può riciclare, come. Allora, un esempio: cominceremo scrivendo l'oggetto, il libro, poi inseriremo la materia prima, la carta, che in realtà sappiamo bene che è il legno. Il libro si può riciclare? Sì. In che modo? Posso realizzare altra carta. Vi chiederò di fare lo stesso con altri 5 oggetti che utilizziamo nella realtà di tutti i giorni. Quindi vi auguro buono studio e buon lavoro e ci rivediamo in classe.